Mauro Baroni, la soddisfazione di presentare la Quattro Torri col marchio Carife nella sede del nostro istituto? È stata una grande soddisfazione. Dopo 5 anni siamo riusciti a trovare sia i tempi che i modi per presentare presso la casa del nostro sponsor principale. Un ringraziamento sincero al dottor Lenzi e al dottor Forin che hanno ritenuto di trovare il tempo per ospitarci e noi ci siamo presentati anche per fortuna anche con una serie di risultati positivi alle spalle, perché di solito le presentazioni si fanno prima dell'inizio della stagione, poi magari arrivi un po' lungo e non sai mai come sono i risultati fatti, però siamo molto soddisfatti che siamo riusciti quest'anno ad essere ospitati qui dalla Carife. Siamo molto contenti che sia venuto anche Caretta, che è un altro nostro sponsor molto importante, che è quello che ci dà una grande mano a sostenere il movimento della pallavolo Ferrara. E oggi possiamo dire che si è ulteriormente rinforzato il rapporto anche con la Pallacanestro Ferrara. Sì, io sono ripartito da questa avventura della pallavolo 4-5 anni fa e nel frattempo il basket ha avuto le traversie che conosciamo. Ho notato che il gruppo che è ripartito con il basket è formato di persone estremamente concrete, estremamente serie, anche loro con i piedi per terra al mio modo di vedere, e ci siamo trovati così casualmente a parlare di queste cose e abbiamo detto: ma a che senso ha disperdere delle risorse se c'è possibilità di risparmiare qualcosa che va a favore poi delle società sportive? Nei momenti in cui fai fatica andare a recuperare delle sponsorizzazioni, confermare quelle dell'anno precedente, perché tutte le aziende stanno vivendo un periodo molto difficile, molto particolare, se facciamo economia anche noi sulle nostre cose, penso che vada tutto a vantaggio del movimento. Poi c'è anche un messaggio che viene dato alla città, dove non ci sono dei blocchi contrapposti, ci sono degli sport che anche i tifosi devono accettare come sport che possono intersecarsi. Io per esempio ho lasciato una grande idea a Maragno, dico: ma perché quest'inverno non facciamo un bel incontro tra i giocatori del basket che giocano a pallavolo e quelli della pallavolo che giocano a basket? Poi vediamo cosa salta fuori, facciamo una festa dello sport ferrarese e Maragno ci sta lavorando su. E intanto c'è la Casa Unica. Grazie a Colombarini che ha accettato la proposta che io avevo fatto a Bulgarelli. Colombarini è una persona squisita, una persona di grande praticità, e ha detto: ci mettiamo 2 secondi, scendiamo piano terra e andiamo in un appartamento più grande, in una sede più grande, e vi mettete tutti e due lì dentro. E al momento gratuitamente, da quello che ho capito, poi magari si vedrà la strada facendo quello che è giusto magari riconoscere al dottor Colombarini, ma in ogni caso è comunque un risparmio che si fa rispetto a 2 sedi.